Ma avete proposto di cancellare le pensioni per i parlamentari di questa legislatura e della Esatto, prossima? Per esatto. Da qui per l'eternità. l'eternità. Yes. E per il passato no, invece? E per il passato lo vorremmo fare pure, però abbiamo bisogno di andare al governo perché questi non lo fanno Beh, ma sicuramente. neanche questo allora, cioè. No, questo lo fanno perché l'abbiamo presentata in questo organo che si chiama Ufficio di Presidenza, Sì. che è la specie di consiglio di amministrazione della Camera, dove se si vota, bastano la maggioranza di 20 alla Camera, la maggioranza di 10, maggioranza assoluta, quindi saranno 11 e 6 voti e passa. E passa, Quindi però. non deve andare Camera, Senato, Camera, Senato, No, Senato, no, no, Camera, no, non è pim pum pim pim staffetta. pim Ma pim pim pim. e il PD è Assolutamente. d'accordo? Ma il PD teoricamente dovrebbe essere d'accordo, visto che Richetti dice che ha fatto la proposta di legge 2 anni fa, Ma tin Richetti dice, tun tan. votate la mia, quella Beh, è. quando il suo Ha detto tin tun partito, tam, tin tun Richetti. tan, sì, perché fanno No, questi balletti. di solito dicono boom 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 boom, Renzi. E quindi secondo lei la votano? Secondo me la devono votare perché sennò ci fanno veramente una figura Perché allucinante. oggi Di Maio ha detto, se non la votano, a settembre portiamo i cittadini davanti al Parlamento. Ma magari se insomma i cittadini manifestassero anche le loro idee non Ma sarebbe davanti al male. Parlamento però è un po' forte, Ma no? perché stamattina sono uscita dal Parlamento, c'era l'inferno, oggi non so su cosa si manifestasse, ma ci sono manifestazioni tutti i giorni davanti al Allora, Parlamento. l'unica cosa che ti chiedo, Telefono, esattamente. signor Frecero, telefono, chi è? Da Lo so, Capo purtroppo dall'Orto o l'ho Fico? lasciato aperto il telefono, Chi è? aspetta. Ci dica chi è. Non lo so, Ah, non lo so. vabbè, ma Capo dall'Orto o Fico? Perché no, chi da chi? No, No. non Che hanno nessuno di. paura di quello che ci puoi dire, No, no, no. assolutamente no. Allora ti dico, Sì. perché la situazione è insostenibile, cioè io sono, tu sei consigliere, quindi devo La RAI. difendere la RAI Certo. e voglio che la RAI sia, non Certo. fallisca, non abbia problemi, eccetera. Sì. Però. Ritengo che c'è una legge in qualche modo non definita come tutte le leggi di Renzi, ecco per quel Sì. motivo che Ah, detesto il ecco. nome Matteo, cioè che Sì. non ha fatto la legge giusta, tutte le Sì. leggi sono in qualche modo discutibili, alcune respinte naturalmente Beh, Unione Civili no, quella le E beh, piace. l'unica è andata Eh bene, insomma, certo. l'unica d'altra parte è talmente banale quella No, legge lì, vabbè, per cui, pure. Vabbè. vabbè, andiamo Allora, avanti. tetto Cioè. degli stipendi alla Stiamo parlando Esattamente. del tetto da 240.000 euro, di Sì. questo, giusto? Esattamente. Allora, tieni presente che se non è specificato questa cosa, significa che da aprile. E Sì. non c'è la risposta naturalmente del ministro dell'economia o del ministro del Tesoro. sviluppo economico, Sì. succede che le star non andranno più in onda con delle conseguenze naturalmente molto Cioè, ma gravi. proprio da aprile, Ma secondo. l'hanno già detto che tutte coese prenderanno questa scelta? Ma credo proprio di sì, nel senso che credo che ci sia, o meglio, potrebbero in qualche modo chiedere i danni alla RAI, insomma, su Ma è questa vero cosa. che è retroattiva anche? No, Ah, retroattiva no, no, perché da. meno male, Ok. Per i spero di no. contratti già firmati con, diciamo, È dei chiaro, ad compensi esempio, diversi. è chiaro che uno può chiedere benissimo i danni e quindi tieni presente cosa può succedere, eccetera, cioè quanti problemi ci possono nascere. Però, Io signor chiedo Frecero, solamente una signor cosa molto. Frecero, scusi, in consiglio d'amministrazione si è votato all'unanimità perché lei dice se era costretto. No, perché le leggi bisogna rispettarle Certo. e se le leggi non sono chiare, soprattutto, io chiedo veramente, no, è possibile che meglio, la maggioranza delle leggi votate dal governo Renzi sono mai chiare o sono in qualche modo incostituzionali? È possibile, questo qua è un primo elemento che pongo sul tappeto, prima. E in questo momento non ci sono ancora state risposte dal ministro dello sviluppo economico, bene. Secondo. Seconda cosa, succede appunto che io dico, ammettiamo pure che Sì. passi questa legge. Sì. Io Cioè, no, chiedo la al legge è già ministro. passata, Sì, ma è già ecco, io, cambiata. ecco, però che specifichi bene questa Sì. legge e che tutto il Parlamento sia d'accordo nel creare un Sì. nuovo ordine economico, Sì. dico un nuovo ordine economico, Sì. che in qualche modo fa sì che il suo spettacolo non rispetti le sue regole, eccetera, eccetera. Benissimo, ottimo. Io chiedo però al ministro Calenda, che è una persona che almeno 2 o 3 anni per in qualche modo. Minimo, insomma, per fare questo passaggio, per in qualche modo Cioè, che un chiede a modo Calenda di, diciamo, una cosa ma molto dilazionare. razionale, Sì. esattamente perché non possiamo cambiare un nuovo ordine economico dall'oggi al domani. Ci deve essere in qualche modo un passaggio razionale, logico, in modo tale che noi l'azienda si prepari. Secondo Seconda lei cosa. Calenda l'ascolterà? Allora, Calenda, per capire, non mi risponde nemmeno Si perché non essendo un uomo di poteri forti, figuri se non ascolta allora mi. questa
scuola vabbè, però se la freccia orale l'abbiamo detto. Però io la faccio, certo, perché chiaramente sì, sì, mi interessa. Certo. Seconda cosa, no, terza cosa. Allora, non solo, ma io ho paura che questa legge possa essere estendersi anche ai contratti delle star della fiction, per cui chiaramente ad esempio il Montalbano non potrebbe più andare in onda perché chiaramente devo pagare solo 240.000 euro, certo. Quindi penso un attimo se... Ma non è un appalto esterno? Allora a questo punto tutti gli appalti esterni, mi capisci come tutto quanto, allora sì, anche le star appalti esterni, ma è un modo per aggirare le leggi devono essere rispettate, certo, non aggirate. Ma eccetera. Quindi lei in consiglio d'amministrazione ha votato a favore ma è contrario? Esatto, e terza cosa io chiedo... Allora a questo punto se non si può in qualche modo produrre più spettacoli, sì, perché le star in qualche modo devono essere pagate, e ricordo una cosa molto importante, che nel solo spettacolo sono le star in qualche modo che fanno i programmi più importanti eccetera eccetera, allora chiedo almeno che si fa che la RAI scenda in campo per acquistare tutti i diritti del calcio. Cioè dice, se, e a questo questa punto, può essere la soluzione. Esattamente, a questo punto vorrei vedere un attimo cosa fa Amado e compagnia bella. Noi allora a questo punto chiedo al direttore generale di acquistare tutti i diritti del calcio. Senta, ma il direttore generale ce l'ascolta ogni tanto, se Freccero, oppure no, non risponde neanche questo lui. Questo è il prossimo tema del prossimo consiglio di amministrazione. Poi capire, io sono io, cioè, allora io non ho mai fatto fallire aziende, ho solamente procurato utili in qualche modo, quindi ho sempre in qualche modo fatto odio. Io posso criticare l'odio perché l'ho sempre fatta, quindi per quel motivo lì ho il passaporto in regola. Credo che questa legge in qualche modo, torno a ripetere, che potrebbe anche essere giusta perché ha dei punti, delle cose, ma almeno ci sia un lasso di tempo per discutere e per me attuarla. Ho già parlato con gente sia dell'opposizione che della maggioranza, no, perché non riesco mai a parlare con nessuno. Ma con chi vuole parlare della maggioranza? Ci dica un chi è nome? Che non ti risponde? È rimasto, no, ma è rimasto. Sì, esatto, ci dica qualcuno, signor Freccero. Volevo parlare, con chi? Con Giacomelli? No. Ma Giacomelli lascialo perdere perché non combina di tutti i colori. Scusi, no, con Anzaldi. Fai fare, no, simpatico, fai fare nomi a lui. No, sì, sì, ha ragione. Dici di calare. Tanto... Io vorrei parlare con qualcuno con che si occupi un attimo, tipo... che conosce, ma Calenda. A Calenda abbiamo detto che... Calenda non ti risponde. Esatto. Non risponde, però adesso a questo punto lo pubblico, facciamo una richiesta ufficiale, un appello pubblico a Calenda. A Calenda vogliamo sapere la risposta a questa domanda. Due punti. Anche perché lui si passa sempre come un nuovo ministro manageriale, eccetera, eccetera. Io si dia da fare e dimostro di essere manageriale e non di affondare le aziende italiane. Ecco, signor Freccero, è che la risposta di Calenda sia una risposta veloce, non andiamo alle Calenda greca. Esatto, bravissimo, è quello che volevo dire, mi hai rubato la battuta. Che peccato, veramente, che l'hai rubata. Io chiedo solamente, torno a ripetere, io per capire, tutto è possibile, può fare benissimo, cambiare anche l'ordine economico, anzi io sono perché questo ordine economico sia in qualche modo riformato, ma che ci sia un periodo per poterlo fare, non è possibile che dal primo aprile tutto Carlo, va, tutte quante le star. Ti faccio questa domanda, qualche giorno fa è andata in onda la prima puntata di Montalbano, il 40%, allora, per esempio agli ascoltatori RAI, quella puntata, gli spieghiamo quanto ha portato nelle casse della RAI, la pubblicità venduta dentro quella... Tu lo sai benissimo che il criterio per risanare, per guidare un'azienda non è il risparmio tocuro, ma è il rapporto investimento utili. È una puntata che ha procurato un sacco di soldi, questa qua, cioè è molto semplice. La RAI è una società, come voi sapete, un po' strana, sia il canone che la pubblicità, per cui le due anime sono proprio simboleggiate, quelle due forme di finanziamento, per cui è lì il vero problema che c'è oggi, occorre affrontarlo questo tema, vogliamo in qualche modo trasformarla solo come un'azienda, diciamo così, di comunista, io sono d'accordo. Comunista, no, adesso non esageriamo, se lo facciamo. studio con noi è Giulia Grillo, del Movimento. Ma ho ragionato bene, cioè io sono qui sempre Carlo, sempre. Aspetti, ho ragione, signor Freccero, mi dai ragione, sì, signor Freccero, mi dà fastidio. Cosa è successo? Ma secondo lei il ministro Lotti si deve dimettere, invece che è indagato per rivelazioni? Ma io al posto del ministro mi sarei dimessa, perché è veramente imbarazzante, ripeto, politicamente parlando. Però se lui dice che non l'ha mai fatto, che no, sereno. Ma non, cioè, non per, appunto per l'aspetto penale, ma per il fatto di essere coinvolto in una situazione che
comunque qualcosa da qualche parte è successo e loro sono stati coinvolti nella misura in cui beh, sono lui però usciti. Potrebbe non essere coinvolto. Voi avete provato sulla vostra pelle, no? Che arrivano gli avvisi di garanzia. Ma non è che indagato. Se ti dimetti dal ministro ti dimetti dal mondo, ti stai solo dimettendo da una carica politica importante in cui è necessario, rispettando quello che dice la Costituzione, compierla, effettuarla col massimo. Ma quindi insomma, se uno è della indagato si deve dimettere, secondo lei, in generale? No, secondo me non sempre, dipende da ovviamente che ruolo hai. Ricordo che Lupi si è dimesso per molto meno. Dipende ovviamente dalla situazione e dal contesto e voglio ricordare che comunque Nellotti, né mi sembra Saltamacchi, come si chiama, eccetera, Saltamacchia abbiano denunciato Cerroni per diffamazione, perché, il quale diciamo, parliamo di... che ha affermato Cerroni. Quindi voglio dire, la situazione è sicuramente imbarazzante, a noi non interessa metterci qua a fare, non siamo i magistrati fanno il loro lavoro. Insomma, però, chiaramente, questo è un governo per procura di Renzi, perché sono rimasti tutti i ministri di Renzi. Lotti poteva tranquillamente andare a fare qualcos'altro nella vita, ancora giovane, si può tranquillamente... Cosa poteva fare Lotti? Ma non lo so, vediamo, quello che sa fare. Se sa fare qualche cosa la faccia, se no fa il disoccupato come il resto dei cittadini italiani. Invece non è che necessariamente deve stare a fare il ministro. Quando diciamo questo non è che diciamo, oddio, è uscito dal mondo intero. No, diciamo solo, guarda, posizione un po' delicata, valuta. Ma lei ha mai pensato che avrebbe potuto essere... al posto della Raggi, no? Non nel senso non essendo sindaco di Roma, no? Nel senso, però essersi trovata in un posto così e come sì, se l'ha immaginato? Sì, ho pensato, è veramente per me, sì, Virginia è coraggiosissima, c'è una forza incredibile, deve mangiare un pochino di più perché mi sembra mangia che... poco? Secondo me sì. E come mai mangia poco? Non lo so, perché la stressano tutti quanti, sono tutti lì a vedere se mangia la pasta, la carne, il pesce. Le porti dei cannoli siciliani, qualcosa di... Ma con grandissimo piacere. L'hai scritto in questo periodo di difficoltà per lei? Le ho scritto tramite una persona che lavora con lei, perché non la voglio stressare, so che già 3.000... Con una chattina o no? Diciamo, siamo andati avanti o meno. Senta, signor Mazzei, ma quando è stato interrogato l'ha raccontato lei del pranzo o i magistrati hanno detto guardi, sappiamo che c'è stato un pranzo? No, me l'hanno raccontato, i magistrati mi hanno chiesto se io ero a conoscenza di un pranzo avvenuto a Roma e io ho riportato la versione che avevo. Ma lei che conosce le persone e le dinamiche, si è fatto un'idea di che cosa potesse volere Romeo da Tiziano Renzi? O contrario? Guardi, io ripeto l'idea che mi sono formulata. Romeo aveva da tempo lamentava una discriminazione nel suo lavoro e cercava di essere in qualche modo protetto per non essere osteggiato. La tesi di Romeo è che si sentiva osteggiato. Ha cercato, diciamo, tramite me di avere un contatto di questo tipo. Io non, come noto, cioè, non ha chiesto ho a lei di le diede una lettera sì, a portare sì, a Matteo una Renzi. Lettera addirittura di intercettazione si parla di appunti. Ovviamente tutti voi che, potete che cos'era una cos'era una lettera in quegli appunti ci poteva essere di tutto. No, era semplicemente una lettera che Romeo voleva che venisse portata, diciamo, a Renzi, sì. Dove lui voleva essere sostanzialmente risarcito di quello che pensava fosse un torto. Perché lui diceva si sentiva discriminato. Reputazionale. No, io le aggiungo una cosa, sì. Reputazionale, perché certo. Quando c'è una trasmissione di Report, no, dove non ricordo il giornalista, diceva ma come lei ha preso questo finanziamento da Romeo? Sì. E Renzi giustamente diceva io questa storia non la sapevo e sapevo che era condannato a 4 anni e mezzo, no, avrei sconsigliato. Poi Romeo assolto, viene assolto, certo. Quindi quando viene assolto lui dice io vorrei un risarcimento reputazionale. Certo. Signor Mazzei, certo. Ma lei la lettera l'ha portata a Renzi, quella che gli ha dato Romeo? No. Assolutamente. Ma no. È l'aperta almeno per vedere cosa c'era scritto? Sì, l'ho aperto, come non l'ho aperto. Cosa diceva Romeo? È questo. Caro Matteo, ma com'era? Sì, caro Matteo, io sono stato il tuo sostenitore dall'inizio, poi ho avuto la mia vicenda giudiziaria, oggi sono stato assolto, vorrei un risarcimento reputazionale. Cioè, certo. E lei niente, l'ha aperta e non l'ha portata? Cioè, no. Vabbè, signor Mazzei. Senta, ma lei conosce anche...